Avanti. Si può? Prego. Buongiorno, mi hanno detto se vuoi conoscere la storia di Pesaris devi farti una bella chiacchierata con un maestro orologiaio. E io sono venuto qua. Grazie per il maestro. Che cosa stai facendo? Qua io adesso sto un po' facendo un po' di, diciamo così, manutenzione su un orologio. Questo qua è un orologio che avevo fatto io addirittura all'epoca. L'hai fatto proprio tu questo orologio? Questo qua l'ho fatto io. Questo che cos'è? Questo qua è un quadrante che va proprio posizionato su questo qua. E come si posiziona? Allora, questo qua viene messo qua con due viti. Sì. Vedo di centrare la vite e così possiamo anche guardare l'ora. Perché senza è impossibile. No, ma perché io penso anche molte persone come me, che non esperte, quando pensi all'orologio, pensi all'orologio da polso. No? Purtroppo non è il mio campo quello lì, perché ecco, ho già sbagliato la domanda. Ma il tuo rapporto col tempo? Purtroppo il mio tempo è sempre troppo poco. Con tante idee, tante cose da fare, il tempo. Beh, metti indietro le lancette e riparti. È un po' che ci penso di fare un orologio, magari in qualche maniera, che mi faccia allungare le giornate invece di 24, che le. Però. È un po' difficile. È un po' difficile. Avanti. Fabio? Federica? Sei pronto ad andare a vedere gli orologi di Pesaris? Prontissimo. Non ti faccio più perdere tempo. Nessun problema. Buona visita. Ciao. Saluti. Buona giornata. Adesso saliamo nella parte alta del paese, quella che è sorta nel 1600, dal 1600 in poi. Anche nella memoria proprio delle persone di questo paese, tutto legato alla misurazione del tempo e al lavoro che è stato fatto per creare degli orologi nel corso dei secoli che veramente stessero al passo coi tempi. Questo palazzo che cos'è? Un'antica bottega orologiaia. La famiglia Cappellari, a cui si deve proprio l'inizio di questa antica tradizione, qui aveva una delle sue botteghe. La mia domanda è molto semplice. Ma come si legge quell'orologio? Perché vedo cinque lancette, di cui una mi incuriosisce più delle altre, quella gialla. Ogni lancetta dà un'informazione. Quelle di colore nero sono legate proprio alla misurazione oraria. Poi andando verso l'interno, le due rosse. Quella più piccolina sta dicendo che siamo all'inizio del mese di maggio, la rossa un po' più lunga, il giorno della settimana, martedì, e quella che ti incuriosisce tanto, sì, quella gialla, dà indicazioni sul giorno del mese. Se stiamo in silenzio, sì, sento un ticchettio. Sì. Che cos'è? È il ticchettio di chi fa muovere quelle lancette. Quindi il macchinario. Esatto, di solito sta nascosto e anche il ticchettio dall'esterno non lo puoi avvertire. Qui hanno voluto mettere invece all'esterno l'orologio e qui a fianco. Vedi? È lassù. Ah, eccolo qua. Andiamo a vedere un altro orologio? Sì, volentierissimo. Quanti orologi possiamo trovare lungo il percorso? Qui a Pesaris 15. Venire qui a Pesaris è stato come fare un piccolo viaggio nel tempo. E quale modo migliore per concluderlo se non ascoltando le note di questo antico orologio Carillon? Quando si ascolta la melodia si vede proprio negli occhi delle persone che vanno a cercare quella melodia nella propria memoria. Questo era un orologio da campanile, da torre da campanile. Ed è stato assemblato in modo tale da poter essere congiunto con quella che è la parte del Carillon, mosso quindi da una parte elettronica però. Quindi vedi l'antico... Antico e moderno. Esatto. Federica, hai parlato di emozioni, hai parlato di melodie. Io vorrei concludere la mia passeggiata tra questi meravigliosi orologi lasciandomi emozionare. Allora ascoltiamo.